Bella ragazzi, ben ritrovati, sono Heisenberg. Siamo tornati qui su Assassin's Creed Unity con Arnaud. Se vi ricordate la scorsa puntata ci siamo fermati qui. Adesso dobbiamo raggiungere non mi ricordo cosa, non me lo ricordo mai. Vado a controllare un secondo perché veramente non mi ricordo dove cazzo dobbiamo andare. Alta società, Elise parte a Parigi ogni mattina. Ah beh, credo dovremmo andare sempre a casa di Della Serra. Sono 300 metri di viaggio. Allora, noi viaggiamo e viaggiamo. Bene ragazzi, eccoci qua, vi ho saltato tutta la parte del viaggio che è stato abbastanza lunghetto. Che è qua? Interagisci. Elise non ama i balli dell'alta società. Tornerà presto. È mezzogiorno adesso? Minchia, è presto. Vabbè, mettiamoci qua e che cosa dovrei fare? Dell'anguila? Vedi questo coso blu? Boh, andiamo qua. Le memorie del signor D'Artagnan, il preferito di Elisa. Un moschettiere, D'Artagnan. Posso farla passare sotto la porta. La vedrà appena ritornerà. Ok, lascio la lettera. Hop, hop. Vai, vai. Là, sana e salva. Solo un po' in ritardo. Solo un po' in ritardo. Hai ragione, dai. E ora, a palazzo. Ah, non potrei entrare nelle fogne vestito così. Figurarsi a un ballo. Hai ragione. Qui, amico. Lascia che ci pensi io. Oh, grazie, ragazzo. Ma tu sei proprio un bastardo. Adesso come regola dovrebbe mettersi lui quei vestiti. Cioè, almeno se ha fatto questo dovrebbe mettersi lui. E infatti, eccolo. Ti pare io. Adesso sono un uomo di classe veramente. Maximilien perfetto. Robespierre. Da solo. Arnaud. Il cavaliere di Telem. L'invito, per favore. A proposito, ce l'avevo proprio qui, ma nel tragitto... Niente invito, niente ingresso. Uscita dalla fila. Il prossimo. Wow. Vediamo che sei entrato, Un pochino respinto. Charles Gabriel Siver. Due ospiti. Il prossimo. Devo inventare. Non mi dire che entri a cavallo, perché... Ma come cazzo ci sei finito lassù? Ti sei imbucato. Ci sono tutti. Vero? Per 47. Una finestra. Dobbiamo andare a quella finestra. Guardia. Sta cosa dell'occhio dell'aquila è troppo una figata comunque. È utilissimo per evitare di essere scoperti. Facciamo così. No, che cazzo fai? No. Stai fermo. Vai su. Vai. A destra, sperando che nessuno ci veda. Vai, salta, vai. Non ti fermare proprio adesso, vai. C'è nessuno? Facciamoci un salto giusto per educazione. Nessuno? Sono stanco. Come vuoi dire qua? Entra. Trova lì. Riparati. Il terzo stato è già in rivolta e questi danno una festa. Per chi è questa festa, poi? Chissà. Servirà solo a dare lustro alla signorina Della Serra. Io adesso come faccio? Perché armi non ne ho, forse così. Movimento. Ah, eccolo qua. Vabbè, io già l'avevo capito comunque. Poi me le due prime volte silenziosamente. E vai però. Vai. Non ti girare adesso. Bravo. Qua non c'è nessuno. Poi ce n'è un altro. Riparati. Premi X per ripararti. Fai tutti i giri? Fatti. Aspetta. Vai al camino. Bravo. E io me ne vado. Silenzio. Silenzio. Fermo. Ok. Questo anche è passato.
qua invece la vedo molto molto complicata. Questo sto proprio fermo in mezzo alla stanza. Io come cazzo faccio che questo sta fermo là in mezzo? Senza muro, provo a fare così. Ma è già ora del cambio. Sì, perché così lui non mi vede, giustamente, se gli passo avanti, vero? Aspetta, aspetta. Esci, vai, vai, vai. Dove devo andare? Ma guarda quella. Le sue scarpe costano un mese di paga. La dura legge della vita. Io esco qua fuori, tu non mi vedi mai. Non è... Oh, lassù! Fermo! Giù, di lì! Mi farai entrare se scendo? Cosa? Certo che no! Beh, dato che per te è lo stesso, allora resterò qua su. Bastardo. No, tu, vieni qui. Il personaggio è fighissimo, Ha detto questo. Entriamo? Ok, trova e lui. Ci vedremo dopo in giardino, sì. Beh, sti due. Cosa potrebbero volere? Niente. Vabbè, devo solo trovare la ragazza. È qua, non è qua. Non è mai qua. Ci sono tutti stasera. Non ricordo l'ultima volta che ci siamo trovati tutti insieme. Deve essere stato per quell'affare con... Qua, no. Preferirei che non ne parlassi. Poi? Altrimenti? Sì. Là, c'è una volta. Me la farei proprio una partita a biliardo, Andiamo ancora, vediamo un po'. C'è qualcuno. Chi sei? Pronto. Mi concedete questo ballo, ben giovane? Ma vai a cagare. Sgamato. Grazie. Un'altra volta. Ho preso davvero un bel palo, direi, Sì, sì, sì. Questa non è quella bimba del primo episodio, là. Cioè, andate a vedere il primo episodio se non l'avete ancora visto. E ditemi se questa dovrebbe essere la bimba, cioè la bambina che abbiamo incontrato quando lui era bambino. Vabbè, col cazzo. Dovrebbe essere la bambina che abbiamo incontrato quando anche a noi era bambina nel primo episodio. Dovrebbe essere così. Cazzo guarda. No, non corre. Ma pazza per gli inseguimenti. Sì, ma devi correre. Cioè, almeno provaci. È scomparsa. Si è volatilizzata. Ma, cazzo. Hai causato parecchio fermento, direi. Buonasera. Che devo dire? Eri un cattivo esempio. No, eri tu il peggiore. Oppla. Oppalala. Indossi uno degli abiti di papà. E tu indossi un abito sgamato. Non cominciare. Mi sento una mummia rinchiusa qui dentro. Deve essere un'occasione speciale, allora. No, per niente. A dire il vero, è tutto così pomposo e mondano. Una noia. Vedi, quando non mi inviti alle tue feste finisce sempre male. Ho provato. Frecciatina. Ma papà non voleva. Davvero? Oppla. Aprite. Vai, li distraggo. Ancora che dobbiamo cosa? Scappare, che palle. Complicato, ti spiego dopo, ma ora fuori dalla finestra. Vai, va. Oh, no, non andrà a finire come quella volta al Meleto. Non fare il bambino. Sono sicura che non c'è nessun cane da guardia stavolta. Va. Vai, corri. Oh, cielo. Ma non è la stanza del biliardo? La 18ª volta che scappiamo. Dove cazzo devo andare? Ci sono guardie qua, l'ho visto. Ecco. Me ne devo scappare in qualche modo adesso. Voi non mi avete mai visto. Non mi vedete, ma non ti muovere. Che spreco di tempo. Non c'è nessuno. Sì, però che palle. Come faccio? Ma si sentono i rumori delle scarpe da 18 km lontano. Come fai a non farti sentire?
scomparsi? Che scomparsi? Naturalmente adesso si gira perché mi ha... non mi ha mai visto, non mi ha visto mai proprio. Chi diavolo dovrebbe venire qui? Porca... Scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe. Scansa le sedie. Dove sono gli altri? Madonna... Me lo giro un manicomio questa prima parte di gioco. Tu che cazzo ci fai qua? Vuoi andare da un'altra parte? Vabbè, sapete che vi dico? Vaffanculo, andiamo lo stesso. Che ecco Dio. Appunto. Porca troia, vaffanculo. Vaffanculo. Vabbè, almeno un po' di action. Tutta nata. Oh no! Siamo per morire? Ho usato le medicine perché chi me l'aveva detto. E vaffanculo! Oh! Dai, muore! Ancora qua a terra che si muore? De preda? Vabbè, burro, vediamo, non lo so. Vabbè, adesso ce ne possiamo andare? Ah, grazie. No, no, ma non mi sono proprio... non mi sono fatto notare mai, proprio. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Ma cosa cazzo? Signore! Signor della serra! Sono quei... Signor Delacer! Siver, vieni via! Guardie! Aiuto! Criminale! Oddio è mio! Ha ucciso il signor Delacer! Ma non è vero! Ma non è vero! Brutti bastardi! Non è vero! Puttana ladra! E ora? Caricamento in corso. Ma poi non ho ucciso nessuno! Ma non è che è stato quello che si è nascosto? Cioè... Boh... Comunque resta il fatto che non ho fatto niente... Comunque in, questa è la terza puntata. In tre puntate subito due colpi di scena. È morto il padre di Arnaud e poi è morto il padre di quella ragazza che non mi ricordo mai come si chiama. Non me lo ricordo. Elisa, ecco. Perché era il padre della serra. E quindi adesso siamo fottuti. Cioè, siamo fottuti. Chissà cosa succede. Cioè, aspettate. Se ci andate stato vuol dire che siamo fottuti. E quindi ci siamo risvegliati in un carcere. Con questo che suona. Che lindo. Bah. No. Non sono stato io. È stato Damiano. Vi prego, vi supplico! E questi siamo noi. L'intera Gallia è divisa in tre parti. Ci uccidono! Oh, signore, abbi pietà! Qui dentro uccidono i prigionieri! Oh, che cazzo ci fai, nudo? Ma che cazzo, no! Ma no! Sembra un manicomio invece di una prigione. Con calma, però, Cioè, non ci arrabbiamo. Dove sono? Quindi siamo in prigione. All'inferno. Vabbè. Cazzo, che esageri a fare. Quindi siamo in prigione. E lui è svenuto. È
svenuto e si risveglia così, all'improvviso. Ok, siamo in prigione. Qua ci sono dei disegni pazzeschi. Vabbè, ragazzi, io direi che per oggi può bastare così. Io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, un commento. E noi ci becciamo alla prossima. Qua c'è qualcosa da analizzare. Ci sono tante cose da analizzare. Ciao!